Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi vedete che utilizzeremo i Knights Templar Tarot, quindi ci occuperemo di un uomo, ossia l'uomo con il quale voi avete appunto una relazione clandestina, ossia appunto un uomo che è già impegnato, quindi che ha una relazione stabile, ufficiale, può essere sposato, può essere fidanzato, convivente o comunque impegnato in una frequentazione stabile e riconosciuta da tutti. Ovviamente in queste festività pasquali è chiaro che non siete riusciti né a vedervi probabilmente né a sentirvi. Vogliamo quindi chiedere agli arcani come questa persona ha preso, come ha vissuto questi giorni lontano da voi, che cosa pensa, prova e desidera ancora per voi e da voi, che cosa ha intenzione di fare, il consiglio degli arcani, cosa dovreste e non dovreste fare, ed infine il responso. Oggi dunque andremo ad utilizzare non il mio solito, diciamo, metodo ad 8 arcani, bensì una lettura che è solitamente utile per i ritorni a 10 carte o a 5 coppie da 2, proprio perché obiettivamente trattasi di ritorno, cioè vogliamo capire questa persona dopo questi obbligati giorni di silenzio, se vi chiamerà, se vi cercherà, come ha preso insomma queste giornate obbligate lontano da voi. Allora, allora, cerchiamo di quindi capire questa persona come ha preso, diciamo, questi giorni, come ha vissuto questi giorni lontano da voi, come sta reagendo appunto alla situazione. Vogliamo capire che cosa questa persona pensa di voi in questa posizione, con queste due carte. Che cosa ha intenzione di fare nel breve tempo, che cosa farà, quindi il responso finale, e che cosa voi dovreste e non dovreste fare, l'importante consiglio degli arcani. Partiamo dunque dalla prima posizione. Allora, qui abbiamo il 9 di pentacoli e il 5 di coppe. Allora, sono due carte direi piuttosto impegnative, poiché il 9 di pentacoli rappresenta una persona che sta cercando in qualche modo di risolvere delle problematiche economiche. Questa è una persona che sta pensando, il cui mentale si sta veramente scervellando per riuscire a capire come poter sistemare una questione appunto di tipo economico, finanziaria o ovviamente professionale, per raggiungere un grado di autonomia tale
che gli permetta di vivere appunto senza più l'ausilio o l'aiuto della compagna o comunque di una persona al suo fianco. I 9 di pentacoli rappresentano generalmente delle persone appunto single o che comunque vorrebbero, come in questo caso, essere single e che però per poterlo fare, per poterlo essere, devono in qualche modo riuscire ad avere quell'autonomia economica sufficiente per ovviamente potersi sostentare. Quindi questa persona ha, guardate come sta appunto guardando verso i frutti che cadono da quest'albero, questa persona sta veramente cercando di portare a casa un risultato, ottenere appunto i suoi frutti per quanto riguarda un mentale che si è impegnato tanto per riuscire ad ottenere, vi ripeto, dei benefici da un punto di vista finanziario, per poter diventare completamente autonomo e quindi rendersi libero. Questa persona, però, in tutto questo, diciamo, pensare e anche evidentemente darsi da fare concretamente, perché i pentacoli rappresentano sempre comunque un'azione del soggetto, un'azione pratica e concreta, è però seguita dalla carta del 5 di coppe, che è una carta in realtà che porta dei piccoli ostacoli. Ostacoli di che tipo? Familiari. I 5, le carte di grado quinto, rappresentano appunto sempre l'ambiente familiare, l'entourage, ciò che circonda la coppia, che è data invece dalle carte di grado quarto. Quindi questa persona in questi giorni ha riflettuto molto sul come riuscire a gestire la propria vita finanziaria in modo da potersi liberare avendo le spalle coperte da questo rapporto. Molto probabilmente perché è lei che per esempio gestisce appunto il budget familiare o comunque i beni familiari, oppure perché è lei che tra i due, quindi rispetto a lui, ha per esempio uno stipendio maggiore, o comunque tra i due quella benestante è lei e quindi in qualche modo sta cercando di capire come sganciarsi da questa situazione per non perdere tutto o comunque per vivere decentemente. Questi pensieri però vengono frenati e quindi inevitabilmente anche questa operatività e quindi questa progettualità da una serie di rimorsi e sensi di colpa, il 5 di coppe. Questa persona sente, ha ragione ovviamente, di essersi comportato in maniera poco pulita con la sua famiglia, perché il 5 di coppe rappresenta anche la figura dell'amante, che ovviamente in questo caso siete voi. Quindi questa persona sa di non essersi per niente comportata bene con la sua famiglia, nel caso in cui per esempio abbia anche dei figli, questa persona prova degli enormi sensi di colpa, ma anche nei vostri stessi confronti, perché questa persona sa che comunque questo suo temporeggiare per problematiche direttamente sue, portate appunto dal 9 di pentacoli, non fanno altro che tenervi lontani e quindi tenere voi ad aspettare e mettervi inevitabilmente ragazze da parte. Quindi qui abbiamo un 5 di coppe, cioè una persona che non è felice, che non è stata felice, ma che ha dovuto mostrare buon viso a cattivo gioco. Quindi è una persona comunque interiormente triste, è una persona diciamo mentalmente affaticata, ma anche sentimentalmente inappagata, proprio perché è una persona che sa che fino ad ora, da un punto di vista sentimentale, non è riuscito a cavarne un ragno da un buco.
E quindi si sta focalizzando in questo momento solo sugli aspetti negativi della situazione. È una persona che si sente molto delusa, non solo dalla vita che evidentemente non gli sta offrendo gli aiuti che lui cercherebbe, ma anche deluso da se stesso, perché in qualche modo sa di stare perdendo del tempo in questa situazione. Il 5 di coppe rappresenta una situazione stagnante. Sa che in qualche modo sta creando con voi un rapporto, sì, da un punto di vista sentimentale, parliamo di coppe, ma troppo superficiale e altalenante rispetto a quello che lui vorrebbe. Non è una persona felice. Ed è una persona che spesso e volentieri vive situazioni di conflittualità con la propria famiglia, interiori. E a volte anche, ad esempio, con voi. Guardate com'è triste questo cavaliere che guarda verso un orizzonte che però è oscuro. Quindi in realtà questa persona sa che le sue necessità finanziarie purtroppo stanno creando una stagnazione nel rapporto con voi. E sa che questa sua indipendenza economica è difficile da ottenere. Non sta bene questa persona, ragazzi, non è una persona assolutamente felice. Vediamo che cosa pensa di voi, però, quest'uomo. Qui abbiamo il 7 di coppe, la carta della scelta, che sicuramente dovrà andare a fare. Qui abbiamo il 10, eh sì, 10 di bastoni. Allora, ragazze. Questa persona sa che prima o poi dovrà scegliere, quindi sa che dovrà scegliere tra voi e la compagna, tra voi e la sua donna ufficiale. Questa persona sa che non può continuare, che non può andare avanti così, mantenendo costantemente appunto il piede in due scarpe. Questa persona lo sa che non può andare avanti di questo passo e non vuole andare avanti di questo passo. Proprio perché chiaramente questa persona, come vi dicevo con il 5 di coppe, evidentemente vuole vivere un rapporto d'amore che sia alla luce del sole, un rapporto serio. Un rapporto vero. E quindi, in riferimento proprio alla vostra posizione, a quello che pensa di voi, questa persona sa che comunque dovrà effettuare una scelta e che voi siete la sua scelta, perché il 7 di coppe è su di voi. Ma sa anche che il doversi porre in questa condizione, in questa situazione, lo spaventa. Questa persona va in confusione nel momento in cui si trova anche solo a dover immaginare una vita e un'esistenza lontana dalla propria famiglia. Perché questa persona, nell'ambito familiare, in realtà, da un punto di vista sentimentale, sarebbe anche appagato. Cioè, lui è amato se ha dei figli. È amato dalla sua compagna ufficiale. Ecco perché vi dicevo anche i sensi di colpa del 5 di coppe. Ma è lui che non ama più lei, è lui che ormai è in procinto di una scelta. È lui che ha in testa di scegliere voi, perché vuole una sua stabilità, perché vuole delle soddisfazioni da un punto di vista sentimentale che lui crede di meritare. È una persona come tipico del 7 di coppe, che tende anche molto a sognare, a fantasticare su di voi, come sarebbe la vostra vita assieme. È una carta che rappresenta veramente la voglia di portarvi delle notizie. Probabilmente voi sapete a cosa lui si riferisce in riferimento appunto a questo 9 di pentacoli, quindi questa necessità di riuscire a, diciamo, trovare la sua quadra, il proprio equilibrio da un punto di vista economico, questa indipendenza su cui lui appunto ragiona tanto
e lui non vede l'ora di portarvi notizie in merito, dicendovi finalmente posso allontanarmi da questa donna e venire definitivamente da te, stare definitivamente con te. Ma qui c'è il 10 di bastoni. Questa persona sa che questa scelta e queste notizie che ha voglia di portarvi sono di nuovo bloccate da una situazione che non è negativa come il 5 di coppe, perché il 10 di bastoni non è una carta negativa, però rappresenta comunque un lavorare tanto, un doversi affaticare tanto, dei progetti realizzati ma con tanta fatica. Questa persona ha dei grossi pesi che si porta dietro, probabilmente anche perché si accolla problemi creati da altre persone. E di conseguenza è chiaro che questa persona non ha una sua indipendenza, perché molto probabilmente non può appunto abbandonare il nucleo familiare. E sa che questa cosa pesa tanto su di voi. Sa che vi sta mettendo molto alla prova. Guardate, il 10 di bastoni. Sa che in qualche modo sta mettendo alla prova anche il vostro cuore. Perché il 7 di coppe è una carta che riguarda lui e quindi le sue possibilità, la sua voglia di effettuare una scelta, ma anche le vostre possibilità. Cioè questa persona sa che voi, per essere felici, avreste più opportunità oltre lui. Ma nonostante questo, continuate a rimanere legate a questa persona. Questo chiaramente vi fa onore agli occhi di quest'uomo, ma sa obiettivamente che sta pretendendo troppo da voi e dal vostro rapporto. Questa persona ha paura di rischiare troppo con voi, sa che sta tirando ovviamente troppo la corda. Vediamo che cosa questa persona ha intenzione di fare con voi. Allora, nelle sue intenzioni, l'otto di bastoni, scrivervi, sentirvi immediatamente, no, il re di bastoni. Allora, quest'uomo, ragazzi, ha voglia di vedervi, ha voglia di sentirvi, ha voglia anche di voi, perché due carte di bastoni, voglio dire, ci riportano sicuramente ad una condizione di grande desiderio fisico, quindi questa persona ha veramente voglia in qualche modo di poter trascorrere del tempo con voi, anche da un punto di vista strettamente fisico e sessuale. Questa persona vi desidera veramente tanto ed è assolutamente convinta di essere ricambiata, perché il re di bastoni è un uomo del quale non si mette mai in dubbio il potere attrattivo, la sua veste di conquistatore. Anzi, quest'uomo ha intenzione di scrivervi tra pochissimo tempo, perché l'otto di bastoni rappresenta proprio la comunicazione. È una delle carte proprio del mazzo che rappresentano appunto la comunicazione. Quindi questa persona vi vuole sentire, vi vuole chiamare, vi vuole cercare e vi vuole anche incontrare. Parliamo di un re di bastoni, quindi è una persona che verrà portandovi notizie pratiche per potervi incontrare, proprio perché il re di bastoni è un uomo dominante che ovviamente vuole raggiungere i suoi obiettivi, cioè stare con voi. Questa persona non vuole assolutamente stare lontano da voi e non può stare lontano da voi, perché prova per voi dei sentimenti onesti e leali, come appunto è tipico del re di bastoni. È una persona anche, vi ripeto, intelligente, anche se a volte può apparire un po' dura, nel senso che nel momento in cui si deve allontanare da voi lo fa. Ma è una persona che sta anche lavorando tanto, da un punto di vista professionale, ve lo dicevo con questo 9 di pentacoli, proprio perché vuole racimolare più denaro possibile per poter diventare effettivamente indipendente, effettuare questa benedetta scelta e decidere finalmente di stare con voi. Questa è una persona che non vede l'ora di chiamarvi, di sentirvi e di vedervi.
I re rappresentano sempre chiaramente delle azioni concrete, dirette, che diciamo arrivano al sodo, in questo caso appunto bastoni. Quindi questa persona vi rivuole, è come se volesse di nuovo marcare il suo territorio, vi dicevo con questo sette di coppe, che ha anche paura di perdervi, è una persona molto gelosa il re di bastoni, perché è un uomo molto focoso, è l'uomo dominante, che non potrebbe ammettere uno smacco del genere, perché per lui voi siete sua. Ma l'otto di bastoni è la carta per eccellenza, vi ripeto, delle comunicazioni, tra l'altro anche a breve tempo e in maniera anche piuttosto inaspettata, a mo' di sorpresa. Potrebbe anche proporvi un piccolo viaggio, uno spostamento, o questa persona potrebbe tornare da un viaggio, probabilmente appunto delle vacanze di Pasqua, e di conseguenza potrebbe portarvi appunto notizie di sé. Tra l'altro le carte di bastoni sono quelle che meglio rappresentano proprio le tempistiche di azione. Solitamente molti colleghi in determinate stese per riuscire ad identificare correttamente appunto le tempistiche in cui avverrà una determinata azione estraggono un'altra carta di bastoni. In questo caso la carta di bastoni già ce l'abbiamo, quindi già ci dà delle indicazioni. Generalmente l'otto di bastoni, come appunto il 7, il 9 e il 10 di bastoni, rappresentano i giorni che vanno dal 21 al 30 del mese. Quindi dal 21 al 30 di questo mese. Oppure entro un mese, entro 20-30 giorni, dal momento in cui guardate questa stesa. Ok, però vi ripeto, questa persona, ragazzi, toglietevelo dalla testa che non voglia sentirvi, assolutamente no, questa persona vi rivuole, vi desidera e siete, diciamo, per lui, le tengo qua perché così vi do la possibilità di vederle meglio, perché ho la luce puntata, ok, comunque questa è una persona che ha assolutamente voglia di riavervi e di rivedervi, a tutti i costi, non vi vuole assolutamente lasciare, quindi questo non vi deve neanche venire in mente, assolutamente. Vediamo il consiglio degli arcani. Allora, paggio di spade e asso di pentacoli. Beh, allora, chiaramente date udienza a questa persona, cioè nel momento in cui questa persona vi possa chiamare e in qualche modo contattare, cercate comunque di ascoltare le sue ragioni, di capire perché, ad esempio, non è proprio riuscito a farsi sentire, come ha trascorso queste vacanze, quindi cercate un po' di capire come è la situazione nella vita di questa persona e comunque cercate obiettivamente, se potete ragazze e se volete, di ricambiare la sua voglia di vedervi e di incontrarvi. Quindi asso di pentacoli che ci riporta inevitabilmente alla materialità. Quindi dimostrate a questa persona tutto ciò che provate per lui, quindi il vostro desiderio, la vostra voglia di vederlo, però qui abbiamo un paggio di spade, ossia, ragazze, prestate un po' attenzione alle persone che quest'uomo ha attorno a sé, ossia potrebbe darsi che questa persona possa aver parlato, non so se lo sapete, di voi a qualcuno, magari della sua stessa famiglia. E di conseguenza cercate di fare attenzione a delle persone che gli ronzano attorno, che paiono amichevoli, ma in realtà gli arcani appunto vi consigliano di prestare attenzione, quindi di non aprirvi troppo al dialogo o comunque di non raccontare troppo di voi nel caso in cui per esempio questa persona vi chiami e si trovi per esempio in compagnia di un fratello piuttosto che un amico che lui reputa fidati, ma che gli arcani, insomma, mi mettono un po' in guardia, anzi vi mettono un po' in guardia dal appunto fidarvi. Cercate di essere molto attente a quello che dite e a come lo dite. Cercate di tutelarvi, perché il paggio di spade è un bel furbetto.
e quindi riesce a carpire delle informazioni anche da lontano, vedete, anche senza chiederlo direttamente, proprio per cercare di capire come sta andando una determinata situazione. Il paggio di spade non si lancia a capofitto in una situazione, temporeggia, prende tempo, nonostante comunque voi abbiate voglia di vederlo e anche di godere di una bella sessualità con lui, perché l'asso di pentacoli, insomma, rappresenta proprio la sessualità e la materialità, però questi arcani vi stanno consigliando di ascoltare bene o leggere bene le sue parole, le sue spiegazioni, perché potrebbe esserci qualche piccola bugia di troppo o qualche segreto ancora da scoprire. Cioè, quando questa persona vi tornerà, potrebbe in qualche modo non raccontarvi tutto. Tutto di cosa? Della sua progettualità e di questi problemi di cui vi parlavo, appunto di questo 9 di pentacoli, se ovviamente non ve ne ha già parlato. Ma in realtà con questo paggio di spade, perché questa persona non vi ha raccontato tutto, cioè manca un piccolo pezzo della storia. Quindi cercate comunque di carpire appunto delle informazioni per cercare di capire un po' di più come sta procedendo la vita di questa persona. Se ha intenzione di scegliere, che scelte sta appunto attuando, che nuova progettualità ha questa persona nella testa, in riferimento a voi, in riferimento alla sua compagna, cioè cercate un po' di capire obiettivamente, perché vi ripeto, lui vi chiamerà e vi cercherà, questo d'accordo, o comunque ha intenzione di farlo, adesso poi andremo bene a vederlo nel responso definitivo, quindi le intenzioni sono assolutamente buone, ma gli arcani vi consigliano comunque di non farvi sopraffare dall'amore, non è un paggio di coppe, bensì di prestare attenzione a quello che vi viene appunto detto e raccontato da questa persona. Perché potrebbe esserci, vi ripeto, o qualche piccola menzogna o un qualcosa che questa persona ancora non vi ha detto. Quindi cercate di tutelarvi, di tutelare il vostro cuore, di tutelare la vostra persona. Quindi o da qualche, diciamo, notizia un po' poco sincera da parte di lui, oppure cercate di tutelarvi da possibili nemici che vi circondano, di cui lui si fida, ma che però per voi obiettivamente non meritano tutta questa fiducia e gli arcani vi consigliano in effetti di non averne fiducia, quindi di prestare attenzione. Quindi in realtà anche il paggio di spade mi parla di notizie in arrivo e ovviamente anche l'asso di pentacoli. Quindi in realtà questa persona vi scriverà, sono in arrivo delle notizie, però cercate di comunque rimanere in allerta, di utilizzare molto la vostra intelligenza. Cercate di far fronte ad una situazione che magari può apparire anche delicata in maniera appunto intelligente. Cercate di mostrarvi curiose di sapere, di conoscere. Perché evidentemente c'è un qualcosa in più che vi sfugge. Inoltre, vi ripeto, il paggio di spade, vedete, ha una spada di fronte a sé, quindi cerca di proteggere se stesso, ha le difese alte. Quindi cercate di agire con prudenza, con riflessione, cercate di pensare bene prima di agire. Evidentemente, perché questa persona potrebbe magari proporvi un qualcosa che probabilmente non sarà così sicuro. Magari vi proporrà di vedervi in un determinato posto, non calcolando magari la presenza di qualcuno che potrebbe invece spiarvi o accorgersi della vostra presenza, qualcuno che magari conosca la sua compagna. Quindi cercate comunque di prestare attenzione proprio su queste notizie. Ovviamente, però, non vi si sta chiedendo di allontanare questa persona, anzi, con l'asso di pentacoli vi si sta invece ribadendo il fatto che dovreste dimostrare a questa persona che avete voglia di lui e che avete voglia di sentirlo, che vi fa piacere sentirlo. Però mi raccomando, sempre con prudenza, perché questo paggio di spade è un consiglio abbastanza particolare. Allora, che cosa farà questa persona? Speriamo di non
tirarmi dietro tutte le carte. Bravissima, sono stata bravissima. No, vabbè, allora ragazzi, qui abbiamo 6 di pentacoli e il carro. Allora, questa persona sicuramente vi porterà tante notizie. Ecco, appunto, mi si è girata la carta. Questa persona vi porterà tantissime notizie, questa persona vi chiamerà, questa persona vi chiederà assolutamente un incontro. Qui abbiamo il carro, quindi nel caso in cui voi abitaste lontani, questa persona vi raggiungerà, quindi effettuerà un viaggio per potervi appunto vedere, sentire e in qualche modo per poter, come vi dicevo prima, con appunto il re di bastoni, diciamo, rimarcare il suo territorio, che questo è un bel furbetto, eh? Questa persona quindi vi rivuole, questo è poco ma sicuro. È una persona che agirà in maniera molto generosa, 6 di pentacoli, cioè vi ricambierà praticamente con tutte le attenzioni, l'amore, la presenza che voi sino ad ora avete dato a lui. Tutta la fatica di cui vi parlavo prima con i 10 di bastoni che voi, diciamo, avete dovuto sopportare, quindi tutta questa pazienza che voi avete avuto sino adesso, bene, questa persona saprà ricompensarvi ed è una persona che vi restituirà, diciamo, tutto il vostro amore, tutta la vostra tenerezza, tutta la vostra dolcezza, ok? Proprio per riuscire a riavvicinarsi a voi e per potervi dare ciò che voi meritate. Chiaramente qui abbiamo il carro. Il carro rappresenta appunto un incontro. Un incontro tra due persone molto diverse, perché generalmente appunto il carro è rappresentato da due individui che a livello caratteriale sono molto diversi, se non addirittura opposti. Nei mazzi tradizionali, appunto, il principe del carro è trainato appunto da due destrieri, uno bianco e uno nero, che rappresentano appunto due caratterialità, due personalità completamente opposte, una più razionale, l'altra ovviamente più impetuosa e focosa. In questi arcani il carro è, secondo me, rappresentato in maniera molto più intelligente, perché qui abbiamo 4 destrieri che rappresentano proprio i 4 elementi, quindi appunto abbiamo aria, fuoco, acqua e terra. Quindi effettivamente voi due siete molto diversi caratterialmente, o anche semplicemente nel modo di vivere un rapporto, nel modo di vivere l'amore, o siete addirittura opposti per quanto riguarda proprio la ruota zodiacale. Cioè siete per esempio due segni opposti, come potrebbe essere ad esempio Cancro e Capricorno. Quindi potreste essere veramente molto diversi l'uno opposto all'altro, quindi due persone diverse che però ovviamente sono complementari, come appunto le due diverse parti di una mela che sono appunto differenti, ma comunque mettendole insieme abbiamo comunque il frutto completo. Quindi in realtà voi siete tanto diversi quanto complementari. Quindi siete veramente delle anime gemelle, perché la carta del carro ci riporta proprio alle anime gemelle. Quindi è una persona che veramente verrà da voi con un grande impeto, perché comunque il carro rappresenta la sessualità e gli incontri sessuali, ve lo dicevo prima con questo 8 di bastoni, questo re di bastoni, lo farà, diciamo, proponendovi un incontro anche pepato, devo dire la verità, un incontro particolare che potrebbe piacervi molto e sicuramente vi piacerà molto, ed è un incontro che comunque porterà allo sviluppo del vostro rapporto, perché il carro rappresenta la vittoria. Quindi obiettivamente fra di voi tornerà il sereno, ma grazie anche a queste riflessioni di quest'uomo che capirà finalmente, con appunto 6 di pentacoli, che deve restituirvi tutto ciò che voi gli avete dato sino ad ora, che si deve comportare bene. Perché d'accordo tutte le problematiche che questa persona può avere, ve lo dicevo prima con questo 9 di pentacoli, ma questa persona sa, e ve lo dicevo col 5 di coppe, che in realtà sta mettendo troppo da parte voi. Inoltre il 6 di denari è una carta anche di dono, potrebbe portarvi per esempio anche un regalo. Quindi è una persona che riuscirà a garantire al vostro rapporto un progresso, un movimento in avanti. Una situazione che si muove anche oltre, vi ripeto, delle distanze fisiche.
Quindi finalmente ci sarà la realizzazione dei desideri di entrambi e una riconciliazione. I rapporti fra di voi verranno risanati, la situazione andrà a migliorare. Vi ripeto, ci saranno degli spostamenti. Potrebbe essere che questa persona vi contatti, come vi dicevo prima, di ritorno da uno spostamento e che certifichi la sua volontà di prendere una posizione finalmente con voi. Tra l'altro, ha delle tempistiche velocissime, ragazzi, ve lo dicevo con questo 8 di bastoni. Le tempistiche del caro si aggirano tra i 10 giorni e le 2 settimane, da 1 a 2 settimane massimo, quindi a tempi velocissimi. Cosa vi dicevo con l'8 di bastoni? Tra il 20 e il 30 del mese, tra una ventina, massimo 30 giorni. Le tempistiche del caro sono identiche, da 1 a 2 settimane massimo, da 10 giorni a 2 settimane massimo 3. Quindi vi posso assicurare che questa persona non vede l'ora di vedervi, non vede l'ora di stare con voi, ma vi ripeto perché veramente eccitate molto questa persona, perché tra l'otto di bastoni, il re di bastoni e la carta del carro, qui compare un'attrazione sessuale, ragazze, assolutamente magnetiche. Il re di bastoni, oltretutto, guardate, affiancate anche alla carta dell'otto di bastoni, rappresentano appunto un individuo decisamente molto eccitato da voi, dalla vostra presenza, dalla vostra bellezza. Questa persona, vedete, crede molto nel vostro rapporto e non vuole più farvi soffrire perché sa che ovviamente vi ha dovuto, come vi dicevo prima, con il 10 di bastoni, vi ha dovuto mettere per troppo tempo in attesa. Ecco perché abbiamo appunto il 5 di coppe, perché questa persona sa che ha dovuto sacrificare voi, cosa che adesso non vuole più fare. Quindi vi posso assicurare che questa persona veramente tornerà da voi e tornerà in pompa magna, con grande voglia e con grande volontà di potervi appunto riavere, di potervi portare quelle notizie che per voi saranno importanti. Cercate però, come dice questo paggio di spade, di sondare meglio il terreno, di capire bene perché, oh, scusate, perché questa persona, ho mosso la telecamera, perché questa persona, nel momento in cui tornerà, potrebbe non raccontarvi tutto. Cercate invece di diventare più partecipi dei suoi spostamenti, perché è importante. Ma vi ripeto, ci sarà un avanzamento decisamente foriero di buone notizie fra di voi. Ci sarà una riconciliazione, un rivedervi e un risentirvi. Quindi entro le prossime 2 o 3 massimo settimane, quindi tempi velocissimi, entro fine mese, questa persona veramente vi ritornerà e vi ripaleserà il suo desiderio e la voglia di stare insieme. Quindi il tempo che ovviamente siete stati lontani verrà assolutamente cancellato, perché tra l'altro il carro rappresenta una sessualità dirompente e molto focosa. Quindi, ragazze mie, che dirvi? Buona fortuna e buon incontro!